Io ho una cosa nel cuore che è quella che più mi accompagna adesso e mi sostiene dentro la storia di Condividere. Quando c'è stato il concerto con il maestro Marcello Cesena, lui è stato presente pubblicamente per l'ultima volta e alla fine ci ha spiazzato tutti, perché ha detto con una certezza, con una tranquillità e con grande calma di questa cosa, che ha detto: se io improvvisamente domani venissi a mancare, sono certo che le opere che sono nate potranno andare avanti, proseguiranno la loro opera, proseguiranno nella costruzione, nell'avanzamento, quindi non si fermeranno anche se io non ci sono. E questo ci ha lasciato tutti fortemente impressionati, tanto è vero che lui 3 giorni dopo è andato in ospedale per poi andare a incontrare il suo grande amore 20 giorni dopo. Questa è la cosa che più ho nel cuore. Se uno mi dovesse dire chi era per te Don Luigi, a parte che io non parlerei al passato, perché comunque è una presenza nella mia vita, direi che Don Luigi è un'anima fiammeggiante. L'entusiasmo di queste anime grandi è un entusiasmo che è contagioso, e quindi se l'incendio si propaga vuol dire che il bene che loro hanno portato su questa terra si diffonde. E quindi ben vengano incendi di questo tipo. Ci sono state, sono cresciute, sono diventate opere più grandi, più stabili e sempre di più degne e piene di bellezza, perché chi entrava doveva incontrare la bellezza che era per tutti. Un luogo di bellezza che diceva: questa è la vita che è degna di vivere. Vale anche per te che stai in una favela, in un posto pessimo come è tuttora una favela, però tu bambino e tu mamma, tu famiglia di questo bambino, sappiate che c'è un posto bello dove voi potete incontrare, potete crescere in questa cosa e desiderare, sperare, confidare appunto in un qualcosa di più bello per la vostra vita. E questo lui l'ha sempre trasmesso dicendo, confidando lui stesso nel Signore. E arrivo, c'erano 5 donne sedute per terra e domando: che fate qui? Dobbiamo fare la pre-iscrizione. Cioè dire, fanno la preiscrizione, poi dopo la direttrice visita tutte le famiglie e naturalmente sceglie quello più bisognoso. E poi tra l'altro domando, ma i padri di questi vostri figli vi aiutano? No, 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 no. E poi un commento. Gli uomini brasiliani sono i responsabili. Fanno l'amore e scompaiono. Ho domandato, ma perché voi volete mettere i vostri figli su questo asilo, in quanto ce ne stanno altri gli asili nella zona? E mi hanno risposto, voce unica: a chi è bon. A chi è bon.
Sono brasiliano e di San Paolo e ho conosciuto lui in un momento molto importante della mia vita, che è nella università. E lui era un professore di filosofia e di teologia dentro dell'università di musica. Io di quel periodo ho avuto tanti professori, tanti io sono dimenticato, i loro nomi, il loro volto, soprattutto quello che hanno detto. E lui era uno di quelli che tu non dimentica. Dopo 30 anni ho l'opportunità di rincontrarlo proprio qua, in occasione di fare un concerto per le sue opere. Ma soprattutto per me la gioia di rivederlo dopo tanti anni. Ma la cosa vorrei raccontare una piccola storia di un evento che è successo, che ho scoperto solo l'anno scorso, che lui, nei primi giorni dopo mi aver conosciuto nella scuola, ha chiesto ai suoi amici durante la messa di pregare per me. E con la sua intensità, perché lui era una persona, tutto quando chiedeva una cosa proprio metteva tutto il suo cuore. Una cosa bella per me, voglio anche per questo ragazzo che ho appena conosciuto. Io ho bisogno di condividere questo con lui. Questo mi sembra che tutta la sua vita ha fatto così. E dopo tutti questi anni, allora abbiamo fatto questo concerto, ho rivisto, ho potuto abbracciarli. E dopo alcuni giorni lui è andato in paradiso. Ho conosciuto Don Luigi quando ero nella parrocchia di San Michele e nella casa dello studente. A quel tempo io ero studente al liceo classico. L'amicizia con Don Luigi è cresciuta nel tempo fino ad oggi, per vivere tutto con significato e bellezza, dalla famiglia allo studio, dalla missione all'assunzione di responsabilità più grandi in tempi non facili. Il primo fatto importante è stato per me l'incontro con la Chiesa attraverso il gruppo di GS che ho conosciuto quando ragazzotto, lì a Fermo, e che era un'amicizia molto vera, e aveva Don Luigi come punto di riferimento. Se eu pudesse resumir numa palavra, eu utilizaria a palavra audácia. Mas uma audácia não só humana, uma audácia sobrenatural. Uma audácia que eu entendo que é gerada pela fé. E a minha pessoa, além das obras, é testemunha disso. Eu fico embargada só de lembrar tantos episódios que foram desafiadores, episódios de mudança, de crescimento, de milagres que eu vivi e presenciei. Mas isso seria dizer das obras, das creches. Eu gostaria de dizer do que foi mais significativo na minha vida, e fui eu mesma. Eu sempre digo, quando relembro esse início, que foi uma loucura não só do Gígio, que apostava em mim, uma pessoa inexperiente, para levar à frente um trabalho, uma obra, uma cidade 7, 8 vezes maior do que a minha cidade, lá em 1987. Mas isso foi o que aconteceu. E a consciência que hoje eu tenho da minha vida, do trabalho, a descoberta da vocação, nasceu do sim a essa proposta. E agora, quando eu leio este livro, não, Il mio bene sei tu, sono rimasta colpita, rapita dalla storia che contiene. Conosco bene la situazione delle favele di San Paolo, delle comunità che hanno bisogno di aiuto, delle famiglie e dei bambini che hanno bisogno di riscatto. Vedere questo uomo che si è fatto padre, no, di questi bambini, di queste famiglie, mi ha fatto veramente bene leggere questa storia. Thank you.
Com tudo isso, o padre Gijo nos perguntou: diante desta realidade, vocês vão fazer o quê? Não podemos deixá-los para fora. Aqui é a casa de Deus. A partir daí, começamos a compartilhar com ele essa nova missão. E ele nos pediu para rezarmos para São José, que nos daria muito mais do que fosse pedido. E descobrimos mais tarde que esse sempre foi o sonho do padre Gijo, acompanhar as crianças até a juventude. E juntas, começamos a buscar novas parcerias para viabilizar os projetos, mostrar a fé, o belo e a amizade. Meu nome é Patrícia, eu sou de Brasília. Eu trabalho na Associação Nossa Senhora Mãe dos Homens, em Samambaia. E o que eu tenho para contar da pessoa do Padre Gijo é uma amizade muito bonita que nasceu ao longo de todos esses anos, à medida que ele vinha em Brasília a cada ano na sua viagem, e nasciam conversas muito profundas entre nós. E uma especial que eu nunca vou esquecer, que quando ele me contou da moeda, que ele, quando jovem, pensou que a vida era como uma moeda, que a gente precisava escolher se gostaria de gastar com algo que fosse balas, picolés, coisas de criança que depois acaba, ou se valeria a pena gastar a moeda da vida com algo que valesse realmente a pena. E eu, assim, guardei essa história para mim, no meu coração. Foi como uma sementinha que o Padre Gijo plantou em mim e que ao longo desses anos foi cultivada, deu frutos, me abriu um caminho vocacional, que eu serei eternamente grata a ele, porque ele foi um testemunho de que vale a pena dar a vida por algo que não acaba nunca. E eu só tenho a agradecer ao Padre Gijo por esse testemunho que me construiu e continua me construindo. Di episodi significativi con Don Luigi io me ne ricordo diversi, non uno soltanto, in Brasile. Allora, uno è legato a quando noi andavamo a visitare le opere. Essendo tante le opere che stanno laggiù, sono state tante le visite che noi abbiamo fatto. Quando arrivavamo, le assistenti, le insegnanti dicevano che era arrivato padre Gijo, e quindi c'erano questi bambini o ragazzi, anche anziani, che correvano fuori ad abbracciarlo. E siccome il numero di queste persone era elevato, allora c'era bisogno che un assistente si mettesse dietro di lui a tenerlo con le mani dietro la schiena, perché, come diceva Don Luigi, si frighi, se no mi capota, cioè questi bambini altrimenti mi fanno cadere. Io immagino quando questi bambini escono dopo nel pomeriggio, no? Tutti contenti di aver vissuto con la loro divisa della creche, dell'asilo, con su scritto João Paulo d'Asilo, asilo João Paulo II, asilo Mais dos Homens, e vanno nella favela, lui diceva, e portano la pace. Ed è vero questo, perché le famiglie e tutta la favela sapevano quello che c'era lì, dietro quel muro che circonda l'asilo, però sapevano, avevano rispetto e ci tenevano come un luogo bello dentro la bruttura della favela. E per loro era per la famiglia, perché anche le famiglie, le mamme soprattutto, venivano aiutate a guardarsi in un modo diverso, a continuare il rapporto con il figlio come una cosa bella, importante, un momento importante nella vita, che il figlio aveva un valore, ma non era invece, come per tanti altri, una cosa qualsiasi, quasi come un cane, no? Perché la vita dei bambini è così, è di strada. Invece questa bellezza che loro vivevano entrava nelle famiglie, e le famiglie erano educate a questo sguardo. Quindi c'era questa restituzione del bene, questo allargamento del bene non solo ai bambini, ma alle famiglie e alla favela. Io sono Magali di Salvador, da Creche João Paulo II.
A presença de Gigi na minha vida foi de verdade um grande acontecimento, porque ao longo desses 20 anos eu aprendi tantas coisas com ele, tantas coisas. Mas a mais significativa foi de fato aprender a olhar para as pessoas, para as coisas, para fazer bem, bem feito, porque o sentido último das coisas tem um valor. Então as pessoas têm um valor, as coisas têm um valor, e é por isso que a gente precisa sempre se interessar pelas pessoas. Conhecer esse homem foi uma possibilidade de me apaixonar ainda mais pela minha própria vida, pela vida dos meus filhos, pela vida das pessoas com quem eu trabalho, pelo trabalho que eu faço, porque ele era assim, era um homem apaixonado pela vida. Então, foi uma grande graça, uma grande graça, um verdadeiro acontecimento na minha vida, a sua presença. Ele foi um bem de verdade para mim. Sono tornato cambiato perché posso dare una veste più precisa alla parola dignità. Io ho visto un uomo il cui obiettivo è stato su questa terra quello di dare dignità a tutti gli esseri umani con i quali si è trovato ad entrare in relazione. Questo incontro che facevo con le persone era un incontro che aiutavali a prendere coscienza del valore della vita, del valore del condividere quello che abbiamo, del valore di costruire qualcosa di bello, e questo mi ha colpito veramente tanto. Perché lui non era mai pressante con le persone che incontrava. Sempre le abbracciava, le accoglieva, era un valore per lui incontrarle e sempre le sosteneva. E questo poi portava che la gente ricambiasse questo affetto, questa modalità affettuosa con lui, anche con delle donazioni o comunque condividendo un lavoro, condividendo un'affezione. Paragiro quando arrivava nella creche era una cosa fantastica, perché voi immaginate una torma di bambini che gli andavano addosso, letteralmente. Paragiro, perché era amato dai bambini, perché i bambini vedevano che lui gli voleva bene, e era amato dalle educatrici, dalle direttrici, da chi ci lavorava. Nesses tantos anos de trabalho na Associação Nossa Senhora Mãe dos Homens, a coisa mais marcante que eu tenho para descrever para vocês hoje é a amizade com o Gigi. Tantos anos em que ele ia lá e nos visitava. Mas a primeira visita foi a que mais me marcou. Porque eu lembro que eu estava em uma sala de aula, o Gigi entra, me olha com aquele olhar firme, afetuoso, e me dá um grande abraço. E ele era assim. Ele era assim no relacionamento com todas as pessoas que ele encontrava, né? Transmitia essa paz e esse sinal do amor de Deus. Essa era a forma como ele se relacionava e se doava para cada pessoa e cada circunstância que ele encontrava. E assim a gente via muito nítido como ele fazia bem para cada adulto que ele encontrava e cada criança também. L'identità di una città è data dalle presenze monumentali, dalle caratteristiche architettoniche o naturali, ma io penso anche dagli uomini e dalle loro esperienze. Don Luigi rappresenta e ha rappresentato una parte forte e grande dell'identità di questa città, per cui va
conservata la memoria, vanno conservate le sue esperienze, e di questo noi dobbiamo andare orgogliosi. Noi dobbiamo andare orgogliosi della nostra storia, della nostra bellezza cittadina, ma dobbiamo custodire la memoria di queste figure, perché sono parimenti importanti. Sono importanti come quelle caratteristiche, ripeto, architettoniche e naturali che fanno di Porto San Giorgio una bella cittadina. Ma Porto San Giorgio è una bella cittadina perché ha avuto anche queste persone come Don Luigi.
Il secondo episodio invece è legato a tre ragazzini che frequentavano un centro giovani lì a San Paolo e che erano tre favelados. È stato significativo il fatto di conoscerli perché ti rendi effettivamente conto di qual è il grado di miseria nel quale vivono i favelados, perché poi dopo siamo andati a trovare questo ragazzino dentro una delle favelas di San Paolo e tu ti rendi conto effettivamente dell'assoluta povertà, della situazione assolutamente disumana in cui questa gente è costretta a vivere. Venire a contatto con un paradosso così gigantesco a uno che arriva dall'Occidente con la pancia piena, insomma, è qualcosa che provoca un bel po', e in particolar modo io mi ricordo i piedi di questo ragazzino, cioè erano sporchi di una sporcizia che io non ho mai visto, e quindi ecco, anche quel piede ti dà l'idea, no, del livello di abbandono e di povertà in cui questa gente vive. E ringrazio lui, il Signore, lo grido. Che è stato il conduttore della mia vita. Io ho visto dei miracoli. Quando ci si affida a lui, avvengono delle cose veramente meravigliose. Io posso dire non con gli occhi, ma che io ho visto il Signore. Lui c'è, Lui conduce con amorevole mano di guida perché tu sia felice. Vi ringrazio. Cioè, lui attivissimo rispondeva, diceva, faceva, eccetera, e poi all'improvviso doveva trovare i suoi minuti per parlare con il grande amore della sua vita, cioè con Dio. E quindi, standogli vicino, è come se io fossi stato testimone di una grandissima e meravigliosa storia d'amore, perché questa è stata la vita di Don Luigi. E mi ricordo una sera a San Paolo, ci siamo salutati per andare a dormire, quindi io andavo verso la mia stanza, lui verso la sua, a un certo punto si ferma, si gira e mi dice «E comunque ricorda», poi guarda così, «E comunque ricordati che tutto questo non ci sarebbe stato senza la preghiera». Una mattina ci siamo visti a colazione, ci siamo salutati, lui mi ha guardato e poi mi ha detto: «Le si dette stamattina le preghiere? Bestia!» Perché gli dicevo che io magari, ecco, non sempre c'avevo questo canale aperto con l'aldilà. Dell'esperienza di Don Luigi a me hanno colpito in particolar modo due cose. La prima è un fatto proprio molto concreto. Facevo la seconda media, arrivata all'estate, mi annoiavo, venne una domenica, come tutte le domeniche, a pranzo da noi e mi invitò a partecipare a una vacanza nel 1968 a Maribor, la vacanza di GS. E fu un'esperienza per me fondamentale perché risvegliò il mio desiderio, la mia passione. Fu il rapporto con una presenza umana che mi ha accompagnato tutta la vita, in cui la mia unicità, il mio desiderio umano è stato accolto, accompagnato in questo cammino verso il destino. Ciao Don Luigi.
l'idea di parlare con te per qualche minuto, beh, mi ha convinto a registrare. Dunque parlo direttamente con te, carissimo Don Luigi. La prima cosa che voglio fare è ricordare l'inizio degli inizi, ma non per fare una piccola storia delle storie, ma per tracciare un'esperienza personale che ha caratterizzato non soltanto il resto della nostra vita, non soltanto quegli slanci di gioventù di allora, ma che ha creato un legame indistruttibile e produttivo in una maniera unica. Incontrare insieme il senso dell'esistenza in una persona, riconoscere un volto, riconoscere un'amicizia, una compagnia con Gesù nell'amicizia umana di persone, crea un legame tra queste persone, tra me e te in particolare, crea un legame per cui uno è disposto a morire. Ecco, non ce ne sono molte di persone per cui uno è disposto a morire se fosse necessario, ma queste persone hanno questa potestà. Quelle persone hanno questa potestà. Tra noi i colloqui, le lettere sono state poche, pochi colloqui, ma ogni volta hanno ritrovato con una rapidità immediata questo pozzo di sollievo per l'esistenza, di aiuto per l'esistenza concreta, che è il legame comune, la scoperta comune di Gesù per la vita. Delle tante storie e testimonianze di Gigio, ce ne sono due che ci accompagnano e che ricordiamo quasi ogni giorno. La prima è di quando ha avuto un infarto durante un volo. Ha iniziato a sentirsi male, con dolore al petto, ed un assistente di volo ha chiesto se c'era un medico sull'aereo. Si è presentato un medico ed ha esaminato Gigio dicendogli che stava avendo un infarto. Lui ha guardato con calma il dottore e lo ha ringraziato. Il dottore ha quindi insistito: «Non credo che lei abbia capito cosa ho detto, sta avendo un infarto». E Gigio ha risposto: «Sì, ho capito. Se sarò ancora vivo fino a quando l'aereo atterrerà, andrò in ospedale. Altrimenti, visto che già sono in cielo, sono più vicino al luogo dove andrò dopo la morte». Questo signore domanda: «Ti piace frequentare il progetto?» Le ha detto sì. E ha domandato: «Perché?» Lei non ha pensato molto e ha risposto: «Perché io sono colta». Lei stava dicendo un'esperienza e lo diceva con una tale convinzione. E ho pensato: «Ma chi è che può cogliere in modo tale che questa bambina è felice?» I nostri bambini vivono di questo, il grande amore. Io ho sempre chiesto, nella mia storia lunga di 50 anni di Brasile, che io fossi capace, cioè che io realizzassi attraverso l'aiuto di Dio degli spazi in cui il Signore poteva essere conosciuto e amato.
Thank you.
Io penso che se domani o stanotte scompaiono, le cose andranno avanti lo stesso. Perché questa gente che sta a capo c'è un amore così grande per l'opera che sperimentano loro stessi il beneficio che ricevono e continuerebbero senza dubbio a fare quello che hanno fatto fino adesso. E adesso abbiamo pensato, dopo questo, mentre c'era la messa, no, del funerale, che poi non tutti potevano venire, io guardavo la messa del computer, perché era in diretta, mi sono seduto sul piano e dico, trasmetti quello che stai sentendo, la gratitudine. E poi ho preso una melodia che parla della gioia brasiliana, c'è un po' del ritmo del Brasile, ho preso, no, quella melodia è perfetta per lui, e ho creato con questa melodia un omaggio, che posso ho messo il titolo di Father, perché lui era un padre per tanti. Quando ho pensato a questa melodia di Father, mi sono immaginato il sentimento di paternità, ma più che altro ripensando al mio paese, che è così caratterizzato dalla bellezza, dalla gioia, ma dei bambini che corrono nei campi di calcio, che giocano a pallone. Quindi questa musica, questo ritmo di questa musica mi fa ricordare quei momenti. Don Luigi ha fatto questo, no? Ha fatto gioire questi bambini con le sue opere in Brasile. Ho provato nella melodia lasciarmi trasportare e far venire fuori questo sentimento. La seconda cosa ci fa piangere ogni volta che ne parliamo. Fu quando Gigio andò a trovare una suora, sua cugina, all'ospedale di San Paolo. Era molto malata e già vicina alla morte. È successo circa 4 anni fa. Pochi giorni dopo, in un incontro della nostra fraternità, disse che di fronte a lei, quasi senza vita, lui pensava alla sua propria condizione. Anche lui era già molto vecchio e questo gli fece capire che era molto vicino a incontrare faccia a faccia il grande amore della sua vita. Gli ultimi giorni della tua vita. Ho avuto il privilegio di starti vicino come possibile. Ero affermo stranamente. Mi hai detto a Gesù di riprendermi. È il momento di andare. Se c'è una cosa che nessuno è disposto a firmare è che tu te ne volessi andare, che tu te ne volessi ritornare chissà dove, perché mollando qua le cose che avevi da fare. Eppure è stato così. Mi hai chiesto questo e non era esclusivamente per la sofferenza che vivevi, ma perché si va al compimento, e il compimento è il meglio rispetto a qualunque progetto. È il compimento, e questo si può dire solo a coloro con cui si è iniziato. Ecco, io volevo ringraziarti di quello sguardo che ci siamo dati l'ultima volta che ci siamo visti. Non abbiamo detto una parola, tu non ne avevi nemmeno la forza. E io non ne avevo nemmeno il coraggio, forse. Ma ci siamo dati uno sguardo che ci ha detto tutto. Che ci ha detto ciao, che ci ha detto ci rivediamo, che ci ha detto è finita la corsa, è rimasta la fede, cioè è rimasto il desiderio finale del compimento. Grazie, Don Luigi, anche di quello sguardo lì che ricorderò fino alla fine dei miei giorni. Ciao. L'associazione Condivide è nata da alcuni amici che aveva più stretti Don Luigi qui a Porto San Giorgio e nella comunità. È nata nel 2002 e appunto era condividere la sua opera con altri amici. E quindi per sostenerlo si è affidato sempre all'associazione, si è affidato
come lui chiedeva a tutte le sue amiche direttrici, le persone che sceglieva, che incontrava, di affidarsi, di confidare nel Signore, perché diceva alle sue figlie, alle sue figlie direttrici: confida, confia, figlia mia, perché erano tutti noi eravamo suoi figli, e lui ci considerava proprio figli, e per noi era un padre, è stato sempre un padre. E lui mi diceva, quando andavamo in giro per le varie opere, che tutti quelli che lui incontrava lì si dovevano sentire re e regine. E infatti lui dedicava del tempo a tutti, abbracciava affettuosamente tutti, aveva una parola bella, una parola di speranza, una parola di consolazione, se era necessario, per tutti. Ed è per questo che lui era amato potentemente da tutti. Stare di fianco ad una persona di questo tipo in Brasile significa anche fare esperienza della grazia, cioè di ciò che è donato senza calcolo. Noi abbiamo ciò che abbiamo donato e noi siamo ciò che siamo stati in grado di regalare agli altri. E quindi ecco perché io dico che Don Luigi è un'anima grande, perché considerazioni di questo tipo, che diventano poi esperienza nel quotidiano, sono caratteristiche peculiari di una personalità eccezionale. Meu amor, que me diz assim que a flor do canto é um alecrim. Foi meu amor, que me diz assim que a flor do canto é um alecrim. Tchau, Padre Gijo, beijo!